Io volevo chiedere proprio dal punto di vista paratestuale, se per lei ogni libro dovrebbe avere una confezione fatta per sé, una dimensione propria, una ricerca editoriale propria, o è giusto che ogni libro entra a far parte dei collane predefinite o di una struttura predefinita che in un certo senso livella libri anche molto diversi, di autori diversi. Sì, ecco, toccato un argomento mica da poco. Ma non so se sia giusto, so che è inevitabile, capisce? È questo il fatto. Forse in astratto forse non è nemmeno tanto giusto. Forse, beh, una volta, quando pensiamo a certi autori di 2000, di 3000 anni fa, insomma, ci riesce impossibile collocarli in un sistema seriale, in un sistema produttivo. So, le opere di Platone sono le opere di Platone, insomma, ognuna fa a sé. E non, ma oggi è inevitabile, insomma, oggi è inevitabile. Poi appunto il fatto che un libro diventi, ecco, lì dipende dalla sua forza, se diventi individuo, se riesce a staccarsi da questo contenitore, se riesce a uscire dal contenitore e a vivere di una sua vita, allora è un'altra questione, insomma. Certo che i contenitori sono indispensabili e sono anche in qualche misura utili, no? Così ci No, poi nel caso di Sebastiano Vassalli, autore Einaudi, dei grandi autori Einaudi, che in questa, insomma, uno li ha in mente con una determinata confezione, con un determinato paratesto, anche se nel caso di Sebastiano Vassalli la scelta delle illustrazioni di copertina è una scelta in cui l'autore conta molto, pesantemente, perché è una scelta non dell'editore, ma nella maggioranza dei casi è una scelta tua. Beh sì, non era così dall'inizio, Sì. insomma, ecco, dall'inizio è cominciato con la Chimera, che io avevo in mente questa immagine e in casa editrice ne avevano in mente un'altra. Avevano in mente un particolare di un quadro di Caravaggio, grandissimo pittore di cui io e credo tutti noi abbiamo una specie di venerazione, però ecco, dal punto di vista mio, perché io ho delle idee, avevo già allora delle idee abbastanza chiare sull'oggetto libro, insomma, dal punto di vista mio era una scelta sbagliatissima, mettere 600 su 600 diventa un cortocircuito, diventa una tautologia, diventa un ragionamento che si morde la coda, insomma. E io avevo in mente invece questo è un acquarello di un artista molto bravo che per caso è anche mio amico perché è un coetaneo, ci conosciamo da quando eravamo in cazzo di corte o quasi, insomma. Avevo in mente questo acquarello intitolato Il Merlo della Pomposa. Adesso la Pomposa è una località vicino a Modena, lui è di Modena. Ecco. E questo merlo che si vede e non si vede, su un traccio, è un traccio di vite, no? E sono come delle macchie che sono le varie foglie con i colori autunnali, e tra queste foglie c'è questo merlo che si mimetizza, potrebbe essere una foglia, invece è un. E a me sembrava essere una rappresentazione, la rappresentazione più efficace possibile del tempo. Cioè, questo particolare nella figura che mentre le foglie sono lì e sono ferme, ecco, quello, il merlo, in questo istante c'è, l'istante dopo può essere volato via, può non esserci più, insomma. Come si fa a rappresentare
in immagine il tempo. Ecco, secondo me si può rappresentare così. Qualcosa che in questo istante c'è, l'istante successivo non c'è più. E siccome questo libro, la storia di questo libro, alla fine ha come protagonista, al di là dei protagonisti, che sono parecchi, no? Ha come protagonista supremo il tempo, mi sembrava che questa immagine, meglio di qualunque altra, servisse a dare un'idea di questa storia. Invece purtroppo, ecco, nelle case editrici anche il buon Giulio Einaudi, lui fece assolutamente, non la volevo quell'immagine. Alla fine me la passarono, perché io all'epoca ero un autore di sicuro insuccesso, lo sono ancora adesso, ma insomma all'epoca lo ero veramente in maniera irreparabile, insomma, almeno così ero considerato in casa editrice, cioè un autore che al massimo venderà 2-3 mila copie, che va già anche bene, ma insomma. E quindi si dice, passò questa copertina, passò proprio perché passò questo ragionamento, cioè se dovessimo mettere sul mercato un'opera importante di un autore che vende molto, e allora la decideremmo noi la copertina, visto che è un autore così, insomma, ma sì, se facciamolo contento, però Einaudi non cedette del tutto e impose questo retino, cioè così si chiama, questo, insomma, io avrei voluto, ecco, sì, è un retino, sì, è un, io avrei voluto il tralcio con il merlo e insomma invece lo fece rientrare in questa, che poi scomparve perché siccome anche lui non era poi uomo, non era innanzitutto, non era uno stupido, poi era un uomo di gusto, poi si accorse, perché il retino, fino al retino ci si arrivò per il suo puntiglio, no? Ecco, il puntiglio mio, il puntiglio suo, cioè, e poi però si accorse che stava meglio senza, e nel tascabile difatti c'è questo tralcio su fondo bianco, ed è una delle più belle copertine che la casa editrice abbia mai fatto, secondo me, no? Ah, se poi la cosa può interessare, così, insomma, parliamo anche di cose un po' più terra-terra, Giulio Einaudi non aveva nessuna, non conosceva nemmeno l'esistenza di questo artista, no? E appunto, tra l'altro aveva criticato, diceva, ma come, qui mettiamo da parte Caravaggio per fare la copertina di Giuliano della Casa, eccetera. Poi successe che la copertina comunque passò, gli piacque, eccetera. Lui un giorno andò a Mantova, il rappresentante, l'agente radiale Einaudi di Mantova, a quell'epoca si occupava anche di Modena, aveva anche, e disse all'editore, disse, guarda, ti porto, andiamo a visitare questo pittore, che era appunto Giuliano della Casa, quindi accompagnato dall'agente Einaudi di Modena, Giulio Einaudi andò nello studio di Giuliano, gli comprò 2 o 3 acquarelli e la sera mi telefonò, mi disse, hai visto tu che non volevi la copertina di Giuliano della Casa?